Bene, Stefano, abbiamo. Adesso entriamo proprio in punta di piedi in un monastero e salutiamo Sor Maria Francesca, delle monache carmelitane scalze di Sassuolo. Benvenuta, Sor Maria Francesca. Grazie, Roberta. È un piacere. Benvenuta. Piacere anche per me. Allora, Sor Maria Francesca, parlaci, dacci la tua testimonianza fin dagli inizi, il momento della chiamata, la tua risposta. Partiamo da lì. Ecco, allora io sono entrata al Carmelo il giorno di Natale del 1998 e la mia vocazione è stata guidata da un versetto del Vangelo di San Giovanni: chi mangia di me vivrà per me. Io stavo leggendo il Vangelo di Giovanni perché un mio amico sacerdote mi aveva suggerito di leggere ogni sera un brano del Vangelo. Scusami, quanti anni avevi allora? Avevo 23 anni. 23 anni, sì. E quindi questo versetto, che in realtà conoscevo già, quella sera ha risuonato in me in un modo particolare e l'ho accolto come un invito del Signore a vivere per Lui. Io non avevo ancora terminato gli studi, stavo frequentando l'università di giurisprudenza a Parma e una prima decisione fu quella di fare una tesi di laurea su un argomento religioso sul cardinale De Luca, che è un giurista della Basilicata. Io sono nata a Reggio Emilia, però ho vissuto 18 anni a San Severino Lucano, in provincia di Potenza. Poi ho parlato con questo sacerdote che mi aveva suggerito di leggere il Vangelo ogni sera di quello che mi era successo e insieme abbiamo fatto un cammino di discernimento che è durato diversi anni. Io ho iniziato a dare sempre più tempo nella mia vita al Signore, all'inizio con molto volontariato in un ospedale come AVO, poi nelle carceri minorili di Bologna e poi ho iniziato a dare sempre più tempo alla preghiera, fino a comprendere che questo era il modo in cui il Signore voleva che io stessi vicino alle persone che amavo. Nel 1997, leggendo Storia di un'anima di Santa Teresa di Gesù Bambino, ho capito che il Signore mi chiamava al Carmelo per essere unita a Lui e donare il mio amore attraverso la preghiera offerta per tutti. Una domanda, perché di solito ci si preoccupa della reazione dei familiari, giustamente, che può essere per quanto riguarda il tuo percorso. Quello che mi colpisce di più invece a volte è la reazione degli amici, proprio perché è capitato anche a me di avere amici che mi hanno comunicato la stessa cosa. Certo. Com'è andata nel tuo caso? Dunque, è stato così. Io su un suggerimento del mio padre spirituale non ho detto nulla a nessuno, anche se gli ultimi anni insomma si capiva che io ero orientata per una scelta di consacrazione, per cui anche se non l'avevo detto esplicitamente alcuni miei amici l'avevano capito. E poi ho iniziato a prepararli più o meno 6 mesi prima. E a parte alcune reazioni, però in generale non ho trovato opposizione né da parte loro né da parte della mia famiglia, ecco. Questo lo devo dire molto sinceramente e con molte persone ho mantenuto un rapporto di amicizia anche adesso. Sono Maria Francesca, monache carmelitane scalze, perché scalze? Scalze perché l'ordine del Carmelo in realtà è un ordine che nasce intorno al 1200 come ordine maschile e non come ordine scalzo, cioè si chiamano proprio carmelitani. Poi nel 1400 sono nate anche le monache carmelitane di clausura e in uno di questi monasteri in Spagna, ad Avila, entra Teresa. E lei nel 1500 riformerà o appunto rifonderà, ci sono vari termini per esprimere quello che lei ha fatto, e comunque propone, diciamo così, un nuovo stile di vita monastico, scalze perché si distingue rispetto al Carmelo che c'era già, era un simbolo diciamo di povertà. E
tu hai scelto il tuo nome, Maria Francesca è il tuo nome di battesimo oppure il nome proprio... Il mio nome di battesimo è Maria e ho aggiunto quello di Francesca, sì, perché ho sempre amato il nome di Maria perché era il nome della Madonna, quindi non volevo cambiarlo. Sì. Francesca perché sono sempre stata affascinata dalla povertà e dalla semplicità con cui Francesco ha seguito il Signore, ma anche per un altro motivo, perché Francesca è il secondo nome di battesimo di Santa Teresa di Gesù Bambino, che per me è stato un grande riferimento per il mio cammino, continua ad esserlo ancora adesso, anzi vorrei dire che insieme ad alcuni amici, prima di entrare in monastero, ho fondato un gruppo di preghiera dedicato a conoscere gli scritti e la spiritualità di questa santa, che continua ancora adesso a seguire, quindi sto ancora crescendo sotto la guida di questa santa. Tornando all'ordine che hai scelto, appunto, c'è un po' una gara, una sana gara tra gli ordini religiosi a chi è più mariano, però effettivamente l'ordine del Carmelo può vantare un titolo proprio della Madonna del Monte Carmelo. Sì. Come sì. Vivete questa particolare... Ecco, allora anzitutto diciamo questo, che l'Ordine del Carmelo, come giustamente hai detto, nasce avendo come riferimento la vita di Maria. E noi quindi riconosciamo Maria anzitutto come madre, ma anche come sorella, perché lei stessa per prima ha fatto un cammino e ha seguito il Signore, quindi noi vogliamo anche seguire il Signore come l'ha seguito Maria, attraverso una vita di silenzio, e di lavoro e di meditazione custodia della parola di Dio. E poi, come giustamente hai detto, c'è una tradizione legata alla Vergine del Carmine e allo scapolare. Io stessa, prima di entrare in monastero come vicinanza all'Ordine del Carmelo, ho chiesto lo scapolare e secondo la tradizione carmelitana lo scapolare è stato consegnato dalla Vergine del Carmine a San Simone Stock. E il termine scapolare è un termine legato all'abito dei monaci, perché è una parte dell'abito che si appoggia sulle scapole e anche per questo è un segno di protezione e di affidamento a Maria. Apro una piccola parentesi sullo scapolare, posso? Sì, perché certo, approfittiamo molto della volentieri. Presenza di una carmelitana, perché appunto volevo ricordare che è un segno che può essere indossato anche da chi sta al di fuori del monastero, anche per tanti sì. laici è un bel segno di sia un legame con voi carmelitani, sia soprattutto un segno di particolare protezione e affidamento alla Vergine. Sì. Dunque, è legata anche alla tradizione dello scapolare una promessa che la Madonna ha fatto a San Simone Stock di portare in paradiso chi ha portato con amore e devozione il suo abito. Anch'io, come ti dicevo, prima di entrare in monastero da laica ho scelto lo scapolare, ho fatto un cammino di preparazione. E si richiede appunto l'impegno nella vita laicale di vivere una spiritualità mariana e quindi di pregare anche la Madonna attraverso la preghiera dell'Ave Maria quotidianamente. Sor Maria Francesca, poi, quali sono i voti che hai dato? I miei voti sono il voto di obbedienza, il voto di castità e il voto di povertà. C'è una professione solenne dei voti, quindi una professione pubblica che si fa davanti alla Chiesa ed è un impegno grande che avviene dopo un cammino di discernimento che dura almeno 5-6 anni. Prima ci sono dei voti temporanei di 3 anni almeno. E, ci racconti un po' il ritmo quotidiano di una giornata in monastero? Proprio dalla volentieri, ecco, così magari è più facile capire anche sì. chi ascolta sì. Come concretamente viviamo. Noi ci alziamo ogni mattina alle 5:30 e alle 6 inizia la prima preghiera, che è quella dell'orazione, orazione mentale, introdotta appunto da Santa Teresa. È una preghiera silenziosa, si
siamo tutte insieme e preghiamo il Signore pensando di stare in sua presenza come si sta davanti ad un amico. Queste sono le parole di Santa Teresa. Poi alle 6:45 abbiamo la preghiera delle lodi, alle 7:15 messa, l'ora terza, poi la colazione e il lavoro, perché Santa Teresa ha mantenuto anche la tradizione dei primi carmelitani di lavorare, e quindi in comunità ci sono vari lavori, i lavori di riordino della casa, di cucina, ma anche di confezione degli abiti, quindi di cucito. E poi per esempio io da alcuni anni lavoro nella biblioteca del monastero e in portineria. E quindi abbiamo, ognuno fa il lavoro che è stato assegnato dalla priora, possibilmente in silenzio. E poi abbiamo alle 11:45 l'ora festa, il pranzo e un'ora che chiamiamo di ricreazione. Anche questa è introdotta da Santa Teresa d'Avila, per cui ci incontriamo tutte, ognuna di noi fa un piccolo lavoretto o di ricamo oppure altre cose che non impegnano molto la mente, perché in questa ora parliamo tra di noi e ci scambiamo anche delle richieste di preghiera che abbiamo avuto durante il giorno, oppure anche se ci sono dei compleanni o anniversari di professione, questo è il momento in genere in cui lo festeggiamo, è un'ora diciamo di distensione. Mm-hmm. E poi alle ore 14 abbiamo la preghiera di nona, è consentito per chi ne ha bisogno un periodo di riposo fino alle ore 15, chi non ha bisogno di riposare può continuare a lavorare avendo cura di non fare rumore, di non disturbare chi invece ha bisogno di riposo. Poi dalle 15 alle 16 abbiamo un'ora di lettura spirituale, anche questa è stata introdotta da Santa Teresa, lei amava molto leggere ed era convinta che era fondamentale un nutrimento spirituale per la nostra vita. Poi alle ore 16 fino alle 17 abbiamo un'altra ora di lavoro, alle ore 17 un'altra ora di orazione mentale, alle ore 18 vespri, cena e poi un'altra ora di ricreazione. E più o meno verso le ore 20 c'è la preghiera di compieta e poi c'è un altro periodo più o meno di 20 minuti di tempo libero in cui si può lavorare oppure scrivere o leggere. E alle 21:20 abbiamo l'ufficio delle letture e poi il riposo notturno. Bella giornata, giornata piena, intensa. Però sì, veramente intensa. Scusa, Suor Maria Francesca, tu parlavi delle richieste di preghiere che arrivano come? Tramite persone che vengono a visitarvi in monastero? Sì, arrivano lettere, tramite persone o in postineria oppure attraverso il telefono oppure attraverso richieste di amici o parenti. Ecco, quindi comunque c'è un contatto continuo. Sì. Anche. Ecco, diciamo che ci sono dei periodi in cui non sono consentite le visite e sono il periodo di Quaresima e di Avvento, questa per una nostra scelta per prepararci più intensamente a vivere poi il Natale e la Pasqua, oppure quando abbiamo per esempio esercizi spirituali oppure giornate di ritiro ancora più strette, però al di fuori di questi casi sono consentite delle visite che non devono essere molto frequenti, però è possibile mantenere un rapporto regolare sia con i nostri parenti che con i nostri amici, anche attraverso le lettere e qualche telefonata. Ecco, insomma, Francesca, ad una giovane che sta scegliendo, ha scelto di donarsi a Dio, ma non sa ancora bene come, cosa diresti? Sì. Ecco, io ho fatto un lungo cammino di discernimento, è durato diversi anni, quindi il primo suggerimento che posso dare è di leggere molto la Sacra Scrittura, perché attraverso la Sacra Scrittura il Signore ci fa capire qual è la sua volontà su di noi. E poi credo che sia importante affidarsi ad una guida spirituale che ci aiuti a fare luce, a fare chiarezza sulla volontà del Signore su di noi, e credo che sia importante anche custodire questa vocazione nel silenzio,
perché è giusto che una persona sia libera fino alla fine di dire il proprio sì senza condizionamenti esterni o positivi o negativi. Grazie Suor Maria Francesca, ma proprio di grazie cuore. Grazie a voi, ci ricordiamo grazie della preghiera. Altro che, grazie di cuore, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao carissima.